amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Eccoci qui, siamo a Conzano, in provincia di Alessandria, siamo presso Età Beta e come vedete qui alle mie spalle ci sono dei lotti, ma sono dei micro lotti ed è una novità assoluta che Gianni Ricci mi ha detto essere molto apprezzata in questo ultimo periodo. Chiediamo a lui qualcosa in più su questo bellissimo fiore. Eccoci qui Gianni, allora parlaci di questi micro lotti che mi dicevi nelle mostre la gente impazzisce quando glieli spieghi, glieli presenti, giusto? Sì, sono dei lotti in miniatura, proprio in miniatura. Sono lotti che sono stati ottenuti da un ibridatore cinese, da un professore dell'Università di Pechino, che è riuscito proprio a ridurli geneticamente e quindi il capostipite di uno di questi microloti, che si chiama Nelumbo Wowa, è un loto che raggiunge solo i 25 cm di altezza. Il fiore, la massima dimensione è 6-7 cm e può essere coltivato in contenitori di soli 20 cm di diametro, quindi può essere coltivato e tenuto su un tavolo, sotto un gazebo, sotto un pergolato, fuori dalla porta di casa, su un tavolino dove si può sorseggiare un drink nel periodo estivo e non necessariamente all'interno di un laghetto o di una grande tinozza. Sono lotti che hanno le stesse identiche caratteristiche di quelli grandi, ma come potete vedere il bocciolo è minuscolo, la foglia molto piccola e il fiore ce n'è di tutti i tipi, bianchi, rosa, rossi, semplici o doppi come questo qui che sembra una peonia. Sono facilissimi da tenere, vanno gestiti come gli altri loti, quindi terra pesante dentro un contenitore che può essere anche più piccolo. Io ne sto allevando in tazze da caffè latte, talmente sono piccoli alcuni di questi qui e si miniaturizzano più il contenitore piccolo. Si parte sempre da un microlotto, ma più è piccolo più si miniaturizza, si bonsaizza quasi, producendo fiori che raggiungono solo i 5 cm di diametro. Va concimato chiaramente come tutti gli altri loti, regolarmente una volta al mese, ma si prestano ad essere coltivati in contenitori molto piccoli come questo qua ed essere tenuti sui tavoli da pranzo o da, così, da riposo in un giardino sotto un gazebo. Benissimo, allora per chi ama la natura, per chi ama soprattutto circondarsi di fiori, oggi abbiamo presentato una bella novità, perché non bisogna avere assolutamente uno specchio d'acqua di ampie dimensioni, ma possiamo godere della bellezza del fior di loto che è davvero spettacolare. E mi dicevi anche Gianni che, almeno facciamolo vedere ai nostri amici, la particolarità delle foglie del loto, dove si possono fare questi giochi d'acqua con le voci. Sì. Le foglie, facciamo vedere. Sì, le foglie sono ricoperte da una cera che quindi le impermeabilizza. E se io faccio cadere una goccia sopra a questa foglia, la goccia si raccoglie come una goccia di mercurio e non bagna mai la foglia. Guardate, scivolando. Guardate che bello. Gianni ci gioca con il suo fior di loto. Quindi oggi possiamo giocare anche in casa con i nostri fior di loto e come sempre alla fine di questi video vi chiediamo un contributo che non è null'altro che un bel pollice all'insù, spolliciate e condividete il nostro video nei canali social che più ritenete opportuni. Ciao, alla prossima!